Con incassi e pagamenti, acquistabile come servizio aggiuntivo di fatturazione elettronica, puoi inviare ai tuoi clienti dei solleciti di pagamento per le rate in scadenza o scadute. Scegli se attivare, dalle impostazioni del pannello, l'invio di solleciti automatici ai tuoi clienti. Potrai configurare fino a 3 messaggi di sollecito, da recapitare prima o dopo la scadenza della rata. In alternativa, potrai sempre inviare dei solleciti manuali per ogni singola rata, in scadenza o scaduta. Vediamo come. Per impostare l'invio dei solleciti automatici ai tuoi clienti, accedi a Impostazioni, Generali, scegli Solleciti di pagamento automatici e attiva l'impostazione. Scegli il numero di solleciti automatici da inviare per le rate in scadenza o scadute, da 1 a 3. Le email saranno inviate prima o dopo la scadenza delle rate. Puoi scegliere i giorni in cui inviarle dall'omonimo menu a tendina. Ricorda che i solleciti verranno inviati in base alla data di scadenza delle rate. Se questa verrà modificata, anche la data di invio dei solleciti sarà aggiornata. Se lo desideri, escludi dei clienti dall'invio dei solleciti automatici, cliccando su Escludi clienti, selezionando quelli che non riceveranno i solleciti di pagamento automatici. Dopo la scelta, potrai vedere chi hai escluso dall'elenco presente in pagina. Potrai escluderne altri, scegliendo nuovamente Escludi clienti, o eliminare un cliente dalla lista degli esclusi, cliccando su Elimina. In alternativa, vai su Anagrafiche clienti. Aggiungine uno nuovo o modifica un cliente esistente, quindi inserisci il flag in corrispondenza di Non inviare solleciti di pagamento automatici e clicca su Salva in fondo alla schermata. In questo modo, quel cliente non li riceverà. Se hai attivato il server SMTP per invio email, i messaggi di sollecito saranno inviati dal tuo indirizzo di posta e con il template personalizzato che puoi configurare sulle impostazioni del pannello. Torna su Impostazioni e da Generali scegli Configurazione email. Vedrai il template personalizzabile Sollecito pagamento. Clicca su Modifica. Potrai personalizzare il testo e l'oggetto dell'email, con la possibilità di utilizzare anche macro che adatteranno il testo in base ai dati del cliente, come ad esempio nome, numero documento, importo rata, in modo da effettuare comunicazioni più personalizzate. Potrai visionare l'anteprima prima di salvare. Vuoi fare ulteriori modifiche? Non preoccuparti. Dopo il salvataggio del template, vedrai sempre Modifica o Ripristina per tornare alla versione originale. Se non si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come emittente noreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Per inviare un sollecito manuale per una singola rata in scadenza o scaduta, vai su Fatture inviate e clicca su una qualsiasi fattura in elenco. Vedrai la sezione Incassi. Per le rate in scadenza o scadute, cliccando su Azioni, è disponibile il pulsante Sollecita pagamento. Se hai impostato il server SMTP in uscita, le email di sollecito saranno inviate con il template personalizzato configurato su Impostazioni. Potrai personalizzare oggetto e testo del messaggio e indicare fino a 3 destinatari. Altrimenti, ricorda che le email saranno inviate dal mittente noreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Potrai immediatamente riconoscere le rate per cui hai già inviato un sollecito di pagamento grazie all'apposita icona in corrispondenza di data scadenza. Anche dal menu Scadenzario potrai inviare dei solleciti manuali per una singola rata, ma anche per più rate contemporaneamente. Scegli quelle per cui recapitare il sollecito, quindi seleziona Invia sollecito e clicca su Applica. Conferma l'invio al messaggio visualizzato. Potrai visionare il testo dell'email prima di inviare. Clicca su Invia per concludere. Le rate per cui hai già inviato un sollecito di pagamento hanno l'apposita icona in corrispondenza della data di scadenza. Tutte le email di sollecito inviate sono disponibili nel menu Email inviate del pannello.